nessun dubbio che questa sia la periferia di una grande città ai giorni nostri, una metropoli che la pioggia immalinconisce, ma di cui non riesce ad attenuare l'operosità, una metropoli che la pioggia non riesce ad impigrire, tanto è inarrestabile e abituale l'ansia di costruire, di produrre, una città produttiva ad alto livello civile, una città da miracolo economico. Potrebbe essere, diciamo, Milano o Francoforte, non lo sappiamo e tutto sommato non ci interessa. Del resto, il romanzo che abbiamo appena finito di leggere, il romanzo che si intitola La vita agra, non lo dice. Una città senza nome, solo periferia e pioggia e incessante operosità. Milano o Francoforte o New Haven. L'interno di una casa è più o meno sempre lo stesso alle 9 di mattina. Letti disfatti, stampe alle pareti, apparecchi radio acquistati a rate mensili, mezze bottiglie di whisky. E anche l'uomo che scrive a macchina può essere, sì, volendo, Luciano Bianciardi, lo scrittore toscano autore della Vita Agra, ma anche un altro, uno scrittore qualsiasi, uno scrittore che passa le sue giornate alla macchina da scrivere, chino sulla roba degli altri, impegnato a tradurre. Tradurre, comunemente si dice oggi, ma nel 300 dicevasi volgarizzare, perché la voce tradurre sapeva troppo di latino e allora scansavansi i latinismi. E poi fuori, lontano dalle traduzioni, dai vocabolari, fuori a dare aria ai pensieri. Fuori la pioggia come sempre, quasi sempre, da ottobre a maggio. Una pioggia che lava i pensieri, che bagna subito dentro, poiché addosso non la senti più, tanto è abituale, continua, immutabile. Una pioggia che rende quasi incredibile uno squarcio di sole, da prendere a piccole dosi, in piena faccia, come un altro miracolo economico. Questo modo, scusi. Lavora. Vabbè, insomma, che vuoi. Bevi, vai. Ma... va bene. Oh, figlio. Oh, io dopo tutto credo che potresti anche metterti d'accordo con la signora. Ma già, ma vedi, il fatto è che lei ha un'idea tutta sua di questo modo di tradurre. Sì, ma sai, con un po' di pazienza... Non è questo, lei è abituata con i romanzi gialli, tutta un'altra cosa. Beh, in ogni caso bisogna cercare di risolverla, siamo al 19. Questo per l'affitto, per la televisione, il frigorifero, l'aspirapolvere,
il fornaio, il macellaio, il lattaio, le scarpe, le tasse. Bianciardi o chi altro fosse, nella città del miracolo per abbattere il torracchione, ma non aveva pensato alle signore che lavorano con compiti direttivi nelle aziende editoriali. Le signore che pagano le traduzioni un tanto a pagina, ma non sono mai contente, e poi sono materne, morbide, gentili, inflessibilmente gentili, inflessibilmente materne. Benedetto figliolo, ma perché non ha seguito i miei consigli? Io lo dico sempre ai traduttori, non cercate di inventare, state sempre dietro al testo, che oltretutto è più facile. Lei poi tende a saltare, a omettere parolette, che invece vanno lasciate, perché hanno la loro importanza. Locuzioni dialettali, lei ha questo difetto, le locuzioni dialettali, come tutti i toscani del resto. Vuole un consiglio? Si faccia prima le nostre compagnie di Torre di Monte, tra le due non trova che dice di mano, e si ricorda di così. Nella città del miracolo per abbattere il torracchione alto e disumano, per far fuori definitivamente i colpevoli delle morti, dei guai, delle miserie di tutti. Era venuto per compiere la missione che, senza parlare, gli aveva affidato Tacconi Otello, ex consigliere provinciale, oggi stradino per conto della provincia. Questa era la missione che lui doveva compiere. Ma la città, sì, Milano, Francoforte o New Haven, la città l'ha schiacciato, spento in lui ogni ribellione, ogni energia. E ora? E se ora ritorno al mio paese e ci incontro Tacconi Otello, che cosa gli dico? Sono certo che nemmeno stavolta lui dirà niente, ma quel che gli leggerò negli occhi lo so fin da ora. E io cosa posso rispondergli? Posso dirgli, guarda Tacconi, lassù m'hanno ridotto che a fatica mi difendo. Lassù se caschi per terra nessuno ti raccatta e la forza che ho mi basta appena per non farmi mangiare dalle formiche. E se riesco a campare, credi pure che la vita è agra lassù.